Ciao! Ciao! Sto Wow! finendo. C'ho tutta la luce. Aspetta. Jesus Christ, Ok. is that you? Esatto. Santa Bene. Maria Addolorata. Bene. Ok. Siamo di nuovo qua con un'entusiasmante puntata dedicata alle novità della settimana. Esatto. Abbiamo appena finito di raccontarle su Instagram, nelle storie. Tra l'altro, vabbè, dovremmo ricordare anche su Instagram tutti i vari link, perché questa settimana ci sono arrivati Gli gli adesivi, mamma adesivi e mia. finalmente il sito acquista una sua importanza con questo Si può collegamento linkare diretto. direttamente. Ma non siamo su Instagram, quindi Andiamo avanti. occupiamoci di questi canali. Allora, abbiamo selezionato 6 novità. Partiamo dalla prima, che me la segno così tanto la vedo anch'io. Ok, 4 nuovi messaggi di Joshua Cohen, tradotto da Claudia Durastanti, che vabbè, grande garanzia Certo, di come lavoro. tutti i nostri traduttori, cioè noi Esatto. l'amiamo molto per tutto Anche il suo perché si lavoro. lega a dei libri che ci sono piaciuti anche molto, Esatto. quindi ok, chiuso il cerchio su Claudia Durastanti. Questo libro esce per Codice, lui è l'autore anche del libro dei numeri che è collegato tematicamente, diciamo, a questa nuova uscita. Al centro abbiamo 4 racconti Lunghi. che, sì, esatto, è un libro. Non so bene di quante Ah, comunque, i pagine. racconti sono lunghi, no, sono Beh, no, 200 200 pagine, sì, pagine, va. ok, comunque, insomma, anche solo se sono 50 pagine a testa, Appunto. sono delle belle storie, che si basano, diciamo, sull'assurdità delle nostre vite all'interno dell'era caratterizzata da internet, per cui guardando, diciamo, la parte più negativa, quindi l'ansia, il tentativo anche di omologazione, di brandizzazione di tutto e il fatto che sia tutto digitale, quindi relazioni, cultura, approccio. Ovviamente non andiamo a guardare le 4 storie di per sé, ma si incentrano tutti in modo piuttosto brillante su appunto il rapporto e diciamo il parallelismo, ma soprattutto la colonizzazione che il digitale tende ad avere sul reale. Soprattutto il focus è su scrittura, arte, sesso e l'alienazione, diciamo, che ci porta appunto questo tipo di vita, tirandoci fino al punto di essere ossessionati da brand, quindi il tentativo appunto di etichettare anche tutto e di creare dei contesti molto virtuali e di tecnologia. Per cui, Sì, insomma. Cohen è uno scrittore insomma, che attiva sempre l'attenzione, anzi che, come dire, è sempre abbastanza monitorato dai critici, in particolare statunitensi, e per il suo modo appunto così originale di trattare quello che secondo noi, ne abbiamo parlato tante volte, è il tema, no, degli anni 2000, ovvero come è cambiata la nostra vita da quando è anche una vita virtuale. Molto spesso ci sono dei saggi, in questo caso anche il fatto Sì. che comunque diventi, insomma, Sì. lo è da parecchi anni, però l'aspetto più legato al romanzo è sicuramente un modo interessante di affrontare il tema, insomma, diciamo che tiene dentro di sé tutte le relazioni, scusa, le connessioni anche scientifiche, diciamo, che ci stanno Sì. dietro, però appunto con uno spirito molto più di racconto, ecco. Sì, viene tradotto e pubblicato in italiano da Codice, non è un caso, perché è una casa editrice di cui parliamo spesso, fa delle cose molto belle anche di saggistica, di divulgazione su questi temi e ha moltissima attenzione verso questi autori che anche nel romanzo si occupano di numeri, di internet, di dati e ovviamente Cohen è uno dei loro, come dire, maggiori autori quando si parla di autori in traduzione. Ehi. Poi cambiamo del tutto atmosfera, andiamo nelle isole Ebridi scozzesi. Una piccolissima isola scozzese dove pecore sono Molte più più delle persone. delle persone, con appunto l'eredità dei padri di Rebecca Waite per E.O. È un thriller.
libro molto, insomma, anche crudo, secondo me, perché comunque abbiamo da un lato chiaramente tutta la parte paesaggistica relativa a questa piccola isola della Scozia, dove il tempo e la natura sono elementi determinanti, ma sullo sfondo, insomma, in realtà l'elemento predominante è un fatto di cronaca, nel senso che appunto queste pochissime vite vengono sconvolte dall'uccisione, poi dal suicidio di un uomo nei confronti della moglie e di due dei suoi tre figli. Che chiaramente sconvolge, solitamente sconvolge le comunità, figuriamoci se sono piccoli paesi dove solitamente non succede Niente. niente. 20 anni dopo, il figlio, diciamo, sopravvissuto a questa tragedia, ritorna e bussa alla porta dello zio, che all'inizio, diciamo, l'aveva accolto, diciamo, era la persona che aveva, diciamo, fatto le veci del padre. E torna a casa, torna sull'isola per cercare di interrogarsi rispetto a quello che è questo dramma che ha sconvolto la sua famiglia, ma alla fine la vita proprio dell'isola. Lui assomiglia a tratti somatici molto simili al padre, forse anche questo fa sì che fin dall'inizio la sua presenza porti le varie persone, i vari abitanti dell'isola a interrogarsi, a ritornare con la memoria a quel fatto di cronaca, ma non solo, non è soltanto la somiglianza e non è soltanto quel caso di cronaca, perché da lì si va a ricostruire un po' la vita, le modalità di relazione e di interrelazione che ci sono all'interno di queste famiglie su quest'isola, e si scopre una società profondamente impostata sul ruolo del padre, che, come sappiamo, diciamo, ha tutta una valenza, un costrutto sociale molto forte di paternalismo, ma allo stesso tempo di mascolinità tossica, e si scopre che probabilmente questo caso, che sembra un caso isolato, in realtà fa parte di una società che è profondamente caratterizzata da tratti, insomma, ben definiti e belli incardinati, insomma, mo molto difficili da sciogliere e da, insomma, sconvolgere a livello di relazione, per cui da thriller si sposta molto a una sorta di anche indagine di quella che è la società, anche adesso, che, insomma. Sì, sembra molto, molto interessante anche perché è stato veramente ben recensito in Regno Unito, è stato libro del mese per Waterstone, che è la più grande, direi quasi l'unica grande catena di librerie in Regno Unito, e quindi insomma il Guardian ha fatto una shortlist dei migliori libri del genere dell'anno e l'ha messo dentro, quindi davvero molto molto apprezzato. Fra l'altro il titolo originale è proprio Our Fathers, non Eredità Esatto. dei padri, quindi l'accento È è più anche proprio sull'attualità e esatto. sulla contemporaneità, forse non soltanto su una cosa che guarda al passato. Ed è molto bello anche forse il fatto che cambiando leggermente genere rispetto a un romanzo, Sì, memoir, può o a, raggiungere anche un altro tipo esatto, di pubblico, va a convogliare e a assolutamente. coinvolgere altri interessi, perché poi partendo da un thriller, da un Sì, giallo, da una cosa del genere, arrivi poi a trattare temi che forse diversamente faresti assolutamente. fatica a Vero. intercettare. Ok, Andiamo avanti. sempre io. Sempre O, sì, esce adesso, non per caso, se insomma l'abbiamo detto anche durante la settimana, mercoledì viene assegnato il Booker Prize. Lui è uno dei favoriti, è un finalista del Booker quest'anno per la terza volta nella sua carriera, è Damon Galgut, è un autore bianco sudafricano, dico bianco chiaramente perché quando parliamo di Sudafrica il colore della pelle fa una certa differenza Sì, ancora abbastanza, oggi. cioè in tutto il mondo, ma nel Sudafrica significa cose ben precise. Esatto, come negli Stati Uniti, ma in Sudafrica una stratificazione ancora diversa. E autore molto, molto apprezzato, non devo dire particolarmente conosciuto da noi, anche se è pubblicato regolarmente da EO, ma io ad esempio non lo conoscevo ancora. Questa storia è anche questa una storia familiare, sempre questo tipo di dramma, è una storia di
familiari di quelle che poi vanno a ricalcare anche tantissimo della politica e della società in cui questa Della famiglia vive. storia anche Esatto. chiaramente del paese. È una storia lunga, cioè non lunga di pagine corta, perché si dipana su 3 decenni. I protagonisti sono 3 fratelli, due maschi che vede una femmina, anche se un nome. Ah no, vedi la più giovane, Amor, no, due Ok, femmine e un maschio, Hank, ok. scusate. Inizia quando la loro madre muore, li segue durante 3 decenni della loro vita, in particolare. Li intercetta, diciamo, durante 4 funerali che scandiscono un po' i loro ritrovarsi, anche perché loro prendono strade Strade. completamente diverse. E tramite le loro strade vediamo anche che strada, scusate il gioco di parole, Ma sei strada, mamma bravissima. mia, Wow. sta prendendo. Sembra quasi che lo faccia di lavoro anche oggi. Esatto. Sì, che strada sta prendendo il paese in cui vivono, che è il Sudafrica, e che è ancora una nazione estremamente complessa, sia dal punto di vista politico che di conflitti da gestire che etnico. E di cui si Quindi, sa sempre poco, perché chiaramente sì. là viviamo sempre molto da lontano e cerchiamo sempre di omologare un po' tutte le situazioni senza la Sì, e stratificazione. poi erano di quelle cose, no? Libri di storia, apartheid, È tremendo. Finisce successo lì, cioè solo Sudafrica quello. finisce lì, no? Nasce e finisce Dopo con gli questo. ultimi decenni non No. finisca. Vabbè, in ogni caso, tra l'altro è anche una delle economie emergenti più forti del mondo, quindi cioè, Sì. insomma, cioè, è veramente complessa la questione. Al suo interno anche Sì, situazioni di disparità, cioè proprio le certo. polarizzazioni Un più. sacco di stranieri conosciamo anche che ci Esatto. abitano per lavoro, insomma. E tutto ciò per dire che ne riparleremo, credo, mercoledì alla volta del Booker, anche se non vincerà, comunque parleremo del Booker Prize. Vediamo, vediamo. Così, tra l'altro non succede mai una mazza, dicevamo con Dio, Esatto, e poi poi mercoledì nelle stesse danno il settimane succede Goncourt e il di Booker tutto. Prize, ma neanche la stessa, ma lo stesso giorno. Vabbè, Vabbè, giusto, andiamo avanti. così uno si libera soltanto in quel momento lì. Esatto. Allora, andiamo avanti, io devo fare due. Ok, così. Vai, ce la fai. Ok, Ok. grande. Dopo la vittoria del premio Strega Europeo cioè nel 2020, ma dato un mese fa, un paio di mesi fa, Nottetempo pubblica un nuovo romanzo di Judy Schalansky, autrice di Inventario di alcune cose perdute. Il romanzo nuovo si chiama Il blu non ti dona, sottotitolo Romanzo marinaresco, che esce con un bellissimo titolo e una bellissima copertina. Schalansky fa sempre queste operazioni sotto varie forme, questa volta è sotto forma di autobiografia inventata, a volte è stata sotto forma di Atlante, ne parleremo dopo, grande lapsus, di Atlante, è stata sotto forma di catalogo, di inventario. Stavolta appunto è questa autobiografia di una bambina che si chiama Jenny, che cresce, passa l'infanzia, è sicuramente un personaggio ricalcato su di sé, sulle coste baltiche, perché i suoi nonni abitavano lì, della Germania Est, e sogna di essere un marinaio, cioè di imbarcarsi su una nave. Chiaramente il suo essere piccola e il suo essere femmina sono due garanti non da poco in questo sogno, per cui credo che il titolo venga da questo. E la sua storia, però, i suoi sogni, come in tutti i libri di Judy Schalansky, si incrociano a una serie di descrizioni di posti veri, descrizioni di viaggi immaginari, vite di persone che popolano sia, diciamo, la vita di questa bambina, ma anche che popolano la storia sia della Germania che proprio la nostra storia del mondo. Quindi lei è bravissima a fare questi mélange, Sì. impossibili da descrivere, ma provate un suo libro e vi renderete subito conto del tipo di scrittrice Sono che molto sognatori come approccio, è. cioè ti mettono Sì, dentro, associa cose, cioè sognatori in quel senso lì, sì, cioè non di vero, immaginare mondi, però come atmosfera, no? vero, assolutamente. Ok. Vai, torniamo in Inghilterra, oggi un sacco Avanti e di indietro così. inglesi, così, con una scrittrice edita da Atlantide, eccola Questa qui, volta è giusto, stavolta è che non giusto, fa un Atlante, non ma fa un fa un. libro. Fa un libro, si chiama Miracoli, lei si chiama Anna Beecher, è un'autrice trentenne che viene dal teatro, dalla scrittura di teatro, credo che questo sia il suo primo romanzo. Sì.
è anche questa oggi un sacco di storie di famiglie, ma vanno avanti e indietro sì, nel sempre tempo. lì, esatto, no, in modo diverso, no, allora. Facciamo ironia, però, cioè, quando sono storie bellissime, Sì. quando le vengono fatte bene, il Sì. fatto di riutilizzare personaggi che ti portano e ti Certo, accompagnano, vabbè. insomma. Ragazzi, cioè, citatemi un libro che non è una storia di una famiglia, in qualche modo, Sì, in questo caso, tra l'altro, intanto. sono tutti libri che anche molto brevi, Sì. nel senso che molto, siamo Sì. abituati ultimamente a questa cosa della saga Sagone. Sì. familiare, prevede per forza un tomo. In questo caso sono saghe familiari, insomma, di 200-250 pagine, ecco. Assolutamente. Tra l'altro che E iniziano e finiscono, ecco, no, non. non ci saranno più volumi, spero di no, almeno odio le cose a volumi dopo Harry Potter. E no, niente, gli editori, cioè Atlantide, dice che è uno dei più bei libri che hanno mai pubblicato, e loro di libri belli, anche se sono giovani, ne hanno Non pubblicati pubblico. molti, ma molti, e credo sia rapporto numero libri pubblicati, numero libri belli pubblicati, uno degli editori che ha assolutamente la percentuale più alta in Italia. Sì. E è, come dicevamo, una storia di una famiglia che si muove nel tempo fra, diciamo, i bisnonni e i nipoti. Tra Questi l'altro, sono appunto, parte nonno nipote. nipote, quindi. Esatto. E sono quattro generazioni. E è un libro di quelli molto intensi sulla vita. Cioè sulla vita che viene, che inizia, la vita che finisce a volte troppo presto, su quello che rimane e sull'amore che è poi probabilmente l'unica Il cosa che motore, riusciamo esatto. veramente a trasmettere a qualcuno. E quindi niente, pare si pianga molto e io insomma, me lo leggo, ve lo so dire in settimana. Ok. Last but not least. Passiamo all'ultimo. Ok, che è Ninos, un libro che esce per edicola. In realtà è un libro che è di illustrazione, è scritto da un'autrice cilena, Maria José Ferrada, ed è illustrata da un'artista venezuelana, Maria Elena Valdes, ed è un libro che in realtà è una raccolta poetica, sono una raccolta di poesie, che attraverso anche le illustrazioni ci racconta, sono 34 e sono 34 bambini che hanno, diciamo, insomma, trovato un epilogo molto triste a causa della guerra cilena, della dittatura cilena, non guerra. E diciamo che è un libro secondo me molto interessante perché soprattutto adesso non ne parliamo molto spesso, però chiaramente, chiaramente c'è tutto un tema legato allo sviluppo e alla strabiliante esplorazione e alla qualità che i libri chiaramente per bambini hanno avuto in questi ultimi anni. Che chiaramente sono libri per bambini, ma diventano libri per adulti, sia per la qualità dell'estetica, proprio lato visivo, ma sia anche per le storie che vengono raccontate, diciamo, su anche temi diversi. In questo caso, come vedete, è un libro che si presta benissimo anche per degli Sì. adulti, perché chiaramente è un tema, anche questo, secondo me, abbastanza sconosciuto, cioè di cui si parla poco, sconosciuto è brutto, però. Di cui si parla sicuramente molto poco, si è approfondito ancora meno probabilmente, e quindi in questo caso è un lavoro ottimo che viene fatto da Edicola, il fatto di presentarlo qui. Tra l'altro ha ottenuto una menzione speciale della Bologna Children's Book Fair, proprio per la categoria poesia in quest'anno, per cui. Sì, no, è ancora più difficile di tutto questo è fare un libro che funzioni per bambini e per adulti. Esatto. E questo è il caso perché sono poesie per bambini, cioè effettivamente. E poi c'è invece un messaggio e un contenuto di impegno civile
che insomma è molto forte. Betty dice: no, il romanzo di Shalansky mi incuriosisce molto. Beh, lei incuriosisce sempre, cioè nel senso credo sia il suo lavoro incuriosire. Esatto, sì, esatto. Quando dicevo sogno, sì, in realtà forse è più la curiosità, sì, del sogno, sì, che lei veramente come mondo si porta dietro. Poi è assurdo come comunque cambi forma, perché i libri sono un diverso dall'altro, ma stia facendo questa specie di opera organica, no? Sì. In modo totalmente diverso, quindi no, una scrittrice assolutamente di grandissima raffinatezza. Esatto, i libri di cui parliamo, colgo l'occasione per la domanda, si possono comprare ovunque, nel senso che in questo momento, cioè domenica pomeriggio in cui stiamo raccontandoli, non sono ancora usciti, però in settimana man mano hanno periodi, diciamo, date di pubblicazioni diverse, però tra martedì e venerdì solitamente escono tutti, sì, e sì, potete comprarli dove volete. Alcune librerie... Non è vero, non dove volete. Cioè, se riuscite, comprateli, no, dove... nelle librerie No, dove volete, nel senso, nelle vostre librerie. No, certo. Cioè, nel senso, ovunque nel mondo, nelle vostre librerie. Alcune magari li tengono già, altre chiedendoli, yes, se li possono far mandare. Esatto. Però, insomma, il metodo è più o meno questo. Se potete, andate sempre in una libreria indipendente. Non voglio... gli altri o le altre, non me ne voglia Amazon, che tanto sa ascoltare me. E no, immagino, se ci ascolta Amazon, ciao. Ciao, bad, se posto così. Che organizza il tour nello, esatto, spazio, non ascolta. No, era il dove volete, chiaramente, tutte le librerie, sì, sì, certo, cioè le librerie, diciamo, che frequentate fisicamente, hanno i libri di cui parliamo, o possono averli, sì, se non li hanno materialmente. Un sacco di librerie si sono mosse negli ultimi due anni per fare le consegne per spedizione, quindi davvero andate, bravo Gianfra, sempre meglio nelle librerie indipendenti, sì, certo, perché vabbè, sono stata a fare il pippone qui, anche perché fatto da me fa ridere, un po' di parte, però le librerie indipendenti sono molto spesso dei presidi sul territorio, di solito anche su territori periferici, e beh, in quanto hanno un ruolo tali, sociale e culturale, esatto, adesso, oltre che di sopravvivenza economica del libraio, ma c'è anche un aspetto di ritorno nei confronti delle comunità nelle quali sono inserite, per cui ovviamente. E se non si sostengono le comunità, poi rimangono senza, alla fine. Esatto. È molto bello avere i servizi. È bello averli, però... bisognerebbe anche usarli. Esatto, grazie, continuate a spingere sempre. Grazie, una botta di autostima. Grazie. Anche oggi. Sì, sì, no, guarda, se l'intervento su libri indipendenti la possiamo fare tranquillamente. Possiamo fare tutte le domeniche. Possiamo farlo sempre, no? Però coglievo l'occasione, dato che ci è stata fatta la domanda, io ho dato, però sì, cioè, il dove volete, chiaramente cerchiamo sempre di pensare i posti in cui siamo, se c'è qualcosa che riusciamo a raggiungere di fisico e che riusciamo a, sì, aiutare. Esatto. Okay. Va bene, ciao. Ciao! Vi lasciamo con la schermata del riepilogo, diciamo, delle copertine dei libri di cui abbiamo parlato oggi. Buona domenica a tutti! Ciao!